Stava mangiando e bevendo in un rudere abbandonato di Celle del Campo insieme ad alcuni connazionali quando sarebbe stato raggiunto da tre ragazzini, uno dei quali lo avrebbe ferito mortalmente al petto con un colpo di pistola. Non c'è stato nulla da fare per il 38enne indiano che nelle scorse ore è stato assassinato a sangue freddo a Celle del Campo, periferia est di Bari, davanti agli occhi increduli dei suoi amici. L'episodio intorno alle 23 di una sera di fine maggio in un rudere del giardino recintato dell'ospedale abbandonato di Celle in via Vaccarella. Gli agenti della squadra mobile insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente su segnalazione del 118 arrivato sul posto poco dopo la chiamata di alcuni testimoni. L'extracomunitario era già deceduto quando i sanitari sono arrivati in via Vaccarella. Una sola ferita al torace gli sarebbe stata fatale. I suoi amici presenti all'omicidio avrebbero detto agli inquirenti che a sparare sarebbero stati tre ragazzini. I minori, con tutta probabilità italiani, avrebbero fatto irruzione nell'immobile e uno di loro avrebbe sparato centrando al petto un 38enne morto sul colpo. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della mobile di Bari, guidati da Filippo Portoghese e coordinati dal magistrato Matteo Soave, potrebbe essersi trattato di una spedizione punitiva. Ora le indagini si concentrano sulla individuazione e visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, che nelle prossime ore potrebbero mettere gli agenti della mobile sulle tracce degli attentatori.